lui passò 3 giorni davanti al cinema perché la gente non entrava, diventava matto. E stava lì davanti e non si... lui aveva fatto tanti film, veramente è stato il più grande produttore italiano, non si dava pace. Noi ringraziamo l'Auto Dio che ha messo, tra l'altro, comincia questo ciclo di Volonté proprio con il nostro film. E soprattutto lo ringrazio anche a nome di Volonté, che purtroppo non c'è più, nel senso che è importantissimo. Noi stamattina, per esempio, presentando il film a degli studenti, c'era la figlia di Volonté, dice: ma chi è che conosceva Volonté prima di vedere questo film? Tutte le 100 alzavano la mano uno o due persone, quindi evidentemente non lo conoscevano. Quindi il grande merito è di far scoprire a nuove generazioni un attore che è stato forse uno dei più grandi della nostra cinematografia. E forse non si era mai organizzata una cosa così importante per un attore così importante, quindi il merito di Laudato Dio è di tenere viva la memoria storica del nostro cinema, e questo è importantissimo. Cinque storie uniche al mondo, cinque episodi unici, cinque persone uniche, anche se poi ce ne sono delle altre all'interno sempre uniche. Attraversando il tema del lavoro, della psichiatria infantile, dei diritti umani, della chirurgia di riassegnazione e della psichiatria infantile. La mia opinione sulle B-Festival mi sembra veramente meraviglioso. Questa iniziativa che si sviluppa qua in La Puglia, le persone che ci sono capaci di trovarci qua in questo spazio di riflessione attraverso l'arte cinematografico, è una bella iniziativa, ma trovo qua persone meravigliose, è un popolo bello con chi si può lavorare di questa maniera creativa con il linguaggio dell'arte. In particolare è bellissimo perché rende interattiva una città e quindi la bellezza di Bari viene fuori anche grazie al B-Fest. Questa di cui stiamo parlando è una situazione particolare. L'apertura di quest'anno del festival dimostra che c'è bisogno di eventi del genere. A volte qualcuno dice che sono inutili, c'è una pletora di festival in giro per il paese, però c'è un dato di fatto, che la Puglia ha bisogno di spettacolo, ha bisogno di un festival del genere, e il numero di biglietti, il numero di spettatori, l'entusiasmo, il consenso, il sold out in tantissimi eventi dimostra che non è un festival inutile.